Sammy il super slime in arrivo! Woohoo! Sto andando alla grande! Che bella giornata, vero Barbie? È la giornata perfetta per una passeggiata. Bibi! Ehi, oh! Quello slime c'ha quasi vestito! Guarda come si muove bene, però, accidenti! Wow! Sì, ho uno stile pazzesco, qualunque cosa significhi. Chiunque potrebbe farlo. Dammi quello skate. Guarda un po'. Oh, eh? Vedete? È facile. Ho del talento. Forse dovresti rallentare un po'. Vai avanti, facci vedere. Guarda altro. Qui. Ah, no, no. Ah, tiratemi fuori da qui. Oh, effettivamente bravo. Stai bene? Stanno arrivando i soccorsi. Oh no, guarda il tuo braccio. Sembra messo davvero male, dobbiamo portarti in ospedale. Ma non serve, Barbie, sto bene. Quella caduta è stata davvero brutta. Posso aiutarvi? Il mio amico Ken credo che si sia rotto un braccio. Ho come l'impressione che debba prendere qualche lezione di skateboard, dottore! Ho sentito che a qualcuno serve il mio aiuto, venite qui. Che fastidio! No, oh, tranquillo, Ken, andrà bene. La mia prima vittima in assoluto, cioè il primo paziente. Non preoccuparti, sei in ottime mani. Cominciamo con la visita. Rimani fermo. Comincio misurandoti la temperatura. Guarda un po', di solito lo uso per misurare quella della pizza. Interessante. Fammi ascoltare i tuoi battiti adesso. Ma dottore, Ken ha qualcosa al braccio, è caduto, ricorda? Certo, so cosa sto facendo. Mi sono esercitato sugli orsacchiati. Falso atletico. Su, stai fermo! Dottore, la smetta! Ehi, mi sente? Dottore? Le mie orecchie, perché stai gridando? Non ci posso... forse dovrei esaminare anche le orecchie. Ok, un momento. Spero davvero che Ken si sia pulito prima di questo esame. C'è solo un modo per scoprirlo. Ah, è normale? Credo proprio che dovrò farle un'iniezione. Un ago? No! Barbie? Lasciatemi stare! Accidenti, adesso ho ben due pazienti. Che giornata, potrebbe sentire un po' di dolore, anzi di sicuro lo sentirà. Era una medicina o un super siero? Barbie, stai bene? Ero in pensiero. Oh, Ken, sei qui. Mi prenderò sempre cura di te. Ah, che scena! Oh, giusto, Barbie, questi sono per te. Grazie, dottor Sam. E a me? Sono felice che tu me lo abbia chiesto. Il tuo braccio è messo davvero male. Questa radiografia è davvero brutta. Non ho mai visto niente di simile. Per fortuna ho quello che fa per te. Questi ti aiuteranno. Wow, grazie dottore. Dobbiamo ancora sistemare il braccio. Probabilmente la situazione è più brutta di quel che pensavi. Cosa ha detto? Ah, fregato, stavo scherzando. Avrei solo bisogno di un cerotto. Eri davvero spaventato. Non ci vorrà molto. Il mio lavoro qui è finito, ora vediamo un po' quanto mi devi. Quanto ti devo? Di questa che parli? È la parte che preferisco. Barbie. Oh Ken, stai già molto meglio, vedo. Non andrò mai più sullo skate, mi darò al paracadutismo. Forza Barbie, andiamocene. C'è quella piccola questione del pagamento. Il dottor Sam vi ha offerto il servizio premium, quindi dovete... $5.000? Non ci credo. Razza di... va bene, prendi i soldi. Sono ricca! Woohoo! Posso andare in vacanza! E devo andare! Ho un volo da prendere! La la la. Ed ecco l'ospedale di Sam, l'unico che può prendersi cura di me quando sono malata. Oh sì, ho bisogno di altro materiale, ho diversi pazienti. Ok, Sammy, puoi contare su di me. A questo punto credo di essere la sua nuova infermiera. Dovrò appiattire questa pasta e userò il righello per tagliarne un pezzo. Mentre Sam si occupa dei pazienti, noi inizieremo la parte più divertente. Dovrò arrotondare i bordi. Questa diventerà una bella borsa medica. Sam può mettere qui tutta la sua attrezzatura. Mi daresti una mano, Sam? Creazioni o pazienti? Le creazioni vincono sempre. Bel lavoro! Questo lo possiamo mettere qui. Ma non ho ancora finito. Sam dovrà portare la borsa con sé, quindi avrà bisogno di almeno una tracolla. Wow, sembra così elegante. Sarebbe l'accessorio perfetto per un vestito nuovo. Aiuto, sì, non riesco a parlare, aiutami! Non credo di essere mai stato così in silenzio. Accidenti, è terribile. In effetti mi stavo proprio chiedendo perché fossi silenzioso. Ed ecco qui, finita. A
appena in tempo. Uno dei miei orsacchiocchi ha mangiato troppo miele. È una situazione difficile, sai? Oh no, spero che sia tutto a posto. Sono certa che riuscirai a risolvere. Ho perso il mio stetoscopio. Mi aiuti a farne un altro? Certo, un medico ha bisogno dello stetoscopio. È un pezzo vitale. Devo solo modellare bene questa argilla, proprio così. Non mi stanco mai di farlo. Sembra sia pronto. Adesso lo attorciglio come un pretzel. Qualcuno ha detto pretzel? Comunque, Sue, ho preso questo per dimostrare quanto tengo a te. Non chiedermi da dove viene, va bene? È un segreto. Oh, Sam, come sei dolce. Posso certamente usarlo, è così morbido e soffice. Sono sicura che a Sam non dispiacerà. In fondo è per il suo stetoscopio. So che gli piacerà, inoltre aiuterà moltissimi pazienti. Io la medicina non faceva per me, sono diventato un pirata, yo-ho! Davvero? Wow! Potrebbe essere stato un sogno. Comunque, sembra una bella avventura. Lo stetoscopio è finito, devo solo attaccare i pezzi insieme. Oh, avevo quasi dimenticato questa parte, sarebbe stato imbarazzante. L'ospedale di Sam è orgoglioso dei suoi standard. Sam è pronto, vieni qui. Perfetto, Sue, è proprio quel che mi serviva, guarda. Oh no, ho un altro paziente, la vita da pirata era molto più facile. Mi manca il mare. I pazienti avranno bisogno di cure, non preoccuparti, so cosa fare. Per caso è una torta? Hai intenzione di fare una torta? Ho tanta fame. No, non è una torta. Comunque, sembra davvero buono. Ti servirà qualcosa per far sentire meglio le persone? Ti farò una siringa, ma questa sarà fatta di argilla da modellare. Ha un bell'aspetto, ma manca qualcosa. Oh, certo! Per usarla dovrai conoscere esattamente quanto farmaco iniettare. Di lato ti disegnerò le unità di misura. Sai cosa? Mi sembra molto interessante. Che ne pensi? È appuntita, eh? Oh, guarda che ago enorme! Tienilo lontano da me! Non avere paura! Scrive, muoviti! Scrive, muoviti! Sei proprio un bel mucchietto di slime, tu! Fermati, sono un medico professionista serio! Ok, credo sia meglio che torni al lavoro. Sam dovrà esaminare i pazienti e assicurarsi che non abbiano la febbre. Per poter farlo, però, gli servirà un termometro, giusto? Modellerò l'argilla fino a ottenere una punta. Ragazzi, sapete, fare l'infermiera è divertente. Posso aiutare Sam e contemporaneamente fare lavoretti. Questo termometro deve essere altamente tecnologico. Quindi aggiungeremo un display digitale. Anche se io userò una penna, tanto Sam non lo saprà mai. Sam, vuoi fare una prova? Certo, ma io sono un esemplare di massima forma fisica e gli scienziati pensano che sia un prodigio della medicina. Credo che tu sia malato. Cosa? Oh no, aiutami, Sue! Tranquillo, ci sono io qui. E l'Oscar per il miglior attore va a me! Bella recitazione, ma sei ancora malato. Dovrai prendere delle medicine. Ti aiuteranno a sentirti meglio, tieni. Onestamente preferirei un po' di cioccolato. Vado a saccheggiare il frigo, torno subito, ciao! E mentre Sam mi fa merenda finisco di fare questa medicina. Questa volta userò l'argilla rosa e blu. Credo che questi siano un po' troppo grandi. Devo farli più piccoli. Meglio sistemarli. Questa è la misura perfetta. Il dottor Sam aiuterà tutti i suoi pazienti. Adesso unisco i pezzi tra loro. Ce ne serviranno molti di più in realtà. Così si fa. Sam! Oh, mi sento meglio, a quanto pare avevo solo fame. Oh, i miei pazienti! Ho come l'impressione che dovrò farne molti altri. So già cosa fare dopo. Il dottor Sam è sempre scrupoloso nelle sue visite. E inoltre gli piace guardare nelle orecchie. Anche se sembra una pratica molto disgustosa, deve essere fatta, ragazzi. E questo piccolo strumento farà il suo dovere. Qualche piccolo ritocco finale... E adesso Sam può guardare in tutte le orecchie che vuole. Vieni qui, Sammy! Shalala bibi boo! Ti esaminerò le orecchie. Cosa? Ma che non ci pensare neanche? L'unica cosa che troverai lì è lo slime. Va bene, ti credo.
Adesso lavorerò su questo pezzo d'argilla. Oh, che bella sensazione! Ed ecco la forma che desideravo. Questa diventerà una mascherina. Non voglio che Sam si prenda dei germi. Ho bisogno che sia in perfetta forma. Impiliamo i pezzi l'uno sull'altro. La voglio rendere molto realistica. La spazzola per unghie di Sam mi aiuterà a completare il passaggio. Ok, dov'ero? Oh, è venuta benissimo. Ma manca qualcosa. Qualche ipotesi, amici? Mancano i laccetti per le orecchie. Così va molto meglio. E la tua mascherina è finita, Sammy. Oh, appena in tempo uno dei miei pazienti ha mangiato una tonnellata d'aglio. Che schifo. Sono pronto. Sono felice che tu non sia un vampiro. C'è un'altra cosa che dobbiamo fare. Guarda un po' qui. Tantissimi cerotti. Dobbiamo curare tutti quei tagli e quei lividi. Soprattutto se Ken decide di riprovare con lo skateboard. Sono carini, ma posso dare quel tocco in più. Ah, è stata una lunga giornata. Ho bisogno di cerotti, ASAP. Sto davvero imparando il gergo medico. Li ho proprio qui. Grazie, Sue, sei la migliore, mi aiuti sempre. Mi fa piacere sentirlo, Sammy. Andiamo, gnu gnu! È stata una giornata intensa all'ospedale di Sammy, ma grazie al duro lavoro abbiamo guarito ogni singolo paziente. Ottimo lavoro! Ah, non ce l'avrei mai fatta senza di voi, amici! Grazie! E ci vediamo!